Bella a tutti Lupacchiotti, bentornati sul mio canale, io sono Lupo, questo è l'aggiornamento 1.6 di On The Road che è uscito appunto stamattina. Dalle note di Fabian si evince che hanno migliorato le texture, la fluidità e la stabilità generale del gioco e la profondità a quanto pare dello skyline, perché ora risulta più nitido e pulito. Tra le altre cose sono state aggiunte le texture dell'usura per quanto riguarda i container, infatti adesso gli diamo un'occhiata, li troveremo arrugginiti e incrostati come ben si addice a questo tipo di rimorchi. È stata anche migliorata la trazione per quanto riguarda le pendenze, infatti qui mi sono fermato e sono partito da fermo in salita, ecco, poco tempo fa fino alla patch precedente. I camion rimanevano spesso inchiodati e non si riusciva più a proseguire se non a 1-2 km orari. Ora invece a quanto pare non fanno nessuna fatica, io ho provato con il doppio rimorchio container, sono salito con nonchalance in scioltezza e quindi il problema di bloccarsi nelle salite ora è stato risolto. E per la gioia di tutti noi finalmente è stata aggiunta la lingua ah no, non è stata aggiunta la lingua italiana, soltanto cinese e giapponese, ragazzi, qua ci prendono per il culo. Mi piacerebbe poter dire che hanno aggiunto delle regolazioni per quanto riguarda le force feedback per i vari volanti, ma purtroppo così non è in questo momento. Il volante risulta ancora rigido e per sbloccarlo bisogna fare quello che dico nel mio video, come sbloccare il force feedback. Lascerò il link nei commenti se volete sistemare quel problemino, perché a quanto pare non è ancora una delle loro priorità. Per questo è tutto, ragazzi, queste sono le cose che ho notato così a caldo. Se salterà fuori qualcos'altro sicuramente vi porterò altri aggiornamenti. Il video finisce qui, vi invito a iscrivervi, lasciare un bel like, ci vediamo alla prossima, un saluto a tutti, Lupo Detto.